Buongiorno a tutti, questa è la nostra seconda esperienza di colloqui a distanza per mantenere vivo un legame con il circolo affratellamento. Da sottolineare che questa associazione, nel solco diciamo, della coerenza con la sua storia, ha sempre riservato un'attenzione particolare anche ai temi della salute in generale e della salute mentale in particolare. Infatti abbiamo ospitato e ospitiamo ancora un laboratorio teatrale, abbiamo avuto in teatro diverse rappresentazioni di teatro sociale sempre sul tema della salute mentale, inoltre abbiamo ospitato e ospitiamo ancora le associazioni dei familiari e il coordinamento delle associazioni dei familiari di Firenze. Durante questa esperienza si è formato all'affratellamento un gruppo di autoaiuto formato da tanti familiari di queste persone che purtroppo hanno questo disagio. Inoltre, nel corso della nostra storia recente, grazie anche ad Anna Finocchietti, abbiamo affrontato vari momenti particolari dei risvolti psicologici e non solo, per esempio sui temi dell'adozione. Oggi continuiamo con affrontando il problema dell'Alzheimer, che è un tema molto delicato, molto complesso e che riguarda purtroppo numerose famiglie. Io prima di dare la parola a Marta Galanti, vicepresidente del quartiere 3, desidero esprimere un ringraziamento sia ad Anna Finocchietti, che è la promotrice di questo progetto, e alle collaboratrici sempre specialiste in questo tipo di problematiche, le dottoresse Irene Moselle ed Elena Armaroli. Auguro a tutti un buon e proficuo ascolto. Grazie. Grazie, ringrazio il Presidente dell'Affratellamento, Luigi Mannelli, mi associo ai saluti e alle dottoresse Finocchietti, Mosele e Armaroli. E porto i saluti del Presidente del quartiere 3, Serena Perini, e diciamo che l'impegno delle istituzioni su questo tema deve essere sempre costante. Diciamo che il quartiere 3 ha già delle esperienze con l'associazione MEMO presso il porto, che è la casa, diciamo, possiamo definirla in Piazza Elia Dalla Costa, della solidarietà e del mondo dell'associazionismo, e da alcuni anni portano avanti un progetto che si chiama Officina della Memoria, dedicato a persone appunto affette da demenze e questo tipo di patologie. E appunto con la dottoressa Finocchietti e il Teatro dell'Affratellamento, quindi c'è già anche una precedente collaborazione sempre con l'istituzione, con il quartiere 3, con un ciclo di incontri su questa tematica. Quindi la politica deve essere appunto attenta e su questi temi e quindi fornire servizi che supportino le famiglie, i caregivers, che sono le persone che spesso si sentono abbandonate, che non hanno orizzonti di riferimento su questa malattia che ha degli esordi spesso anche sconcertanti e quindi sconvolge la vita familiare. Quindi questo servizio in particolare, questo progetto, che è un progetto a distanza, è nato sull'esperienza anche del Covid e quindi speriamo che sia di aiuto e che, pur essendo appunto un servizio a distanza, perché effettuato attraverso i social, come poi spiegheranno coloro che lo poi le persone competenti, però alla fine diventa un servizio di prossimità, perché può arrivare ai cittadini
proprio in ogni situazione. E il Covid ci ha dimostrato che sempre di più le istituzioni si devono attrezzare con questi progetti a distanza. Quindi grazie di nuovo. La parola ad Anna Finocchietti. Sì, buongiorno, continuo i ringraziamenti senza ripetere tutto perché non ci sarebbe stata questa possibilità di attuare un progetto senza la collaborazione con il quartiere, con l'affratellamento, di cui sono peraltro socia e nel direttivo. Volevo un pochino dirvi le motivazioni per cui nasce un po' questo progetto. Sono psicologa, sono psicoterapeuta, ma sono anche una caregiver, cioè sono una persona, un familiare di persona ammalata di Alzheimer. Queste due mie esperienze ho cercato di integrarle in un qualche modo perché spesso facendo qualcosa per gli altri si aiuta anche noi stessi. E vivendo sulla propria pelle delle difficoltà che comporta, chiamiamolo ruolo, anche se la parola forse non è la più adeguata, di familiare che si prende cura di un malato, chiaramente ho cominciato a riflettersi appunto anche con gli strumenti culturali che fanno parte della mia professione. Peraltro, sono parte anche di un progetto, diciamo, che parte da un gruppo di Milano di colleghi cui faccio parte, che è proprio un progetto diretto al supporto psicologico dei caregiver. I familiari dei malati hanno bisogno di tantissime cose, ne hanno bisogno dalle istituzioni, ne hanno bisogno dal vicinato, ne hanno bisogno anche da figure professionali come possono essere psicologi ed altre figure professionali. Quindi, diciamo, un po' questo progetto nasce con l'intenzione di focalizzarsi proprio sui bisogni e sul supporto ai familiari. In letteratura, nella letteratura scientifica, esiste molto per quanto riguarda che cosa il familiare può fare per supportare la propria persona cara, esiste molto poco per come invece il familiare stesso che vive delle difficoltà enormi sul piano relazionale, sul piano emotivo, sul piano proprio dello stress in generale può essere aiutato. Sono partita con il progetto delle tre incontri fatti all'affratellamento e appunto supportati in collaborazione con il quartiere 3 e avevamo in mente di sviluppare in un qualche modo soprattutto a livello di comunità, di quartiere, perché credo che un elemento molto importante sia quello di superare anche certi stereotipi che portano certe difficoltà, che a volte portano i familiari anche a tenere un pochino più chiuso il malato perché è difficile a volte comprenderne certe bizzarrie. Quindi l'idea era un po' quella di fare un progetto di pensare a qualche cosa che potesse permettere una migliore integrazione dei familiari e del malato nel contesto sociale in cui vive. Questo speriamo che possa essere in un qualche modo pensato e sviluppato, ma quello che è successo, l'emergenza sanitaria, ha lasciato tutto in sospeso. Quindi questo progetto che adesso le colleghe dell'associazione MEMO descriveranno più in dettaglio, nasce un po' come un progetto ponte tra un'idea iniziale e qualcosa che speriamo di poter affrontare, sviluppare e fare tutti insieme non appena diciamo la situazione sanitaria ce lo permetterà. Grazie, adesso le colleghe dell'associazione MEMO. Salve a tutti, sono Elena Armaroli e sono referente motoria dell'associazione MEMO. Tanto ringraziamo anche noi sia il quartiere 3 che l'affratellamento che ci danno questa opportunità di poter fare, di svolgere questo bel progetto. E noi già collaboriamo con il quartiere 3, abbiamo questo progetto che noi stiamo facendo, che è Officina della Memoria, con persone con Alzheimer.
e demenza. Quindi per noi questo tema ci sta molto a cuore, è molto importante. Noi lavoriamo da anni trattando questo tema, sia per quanto riguarda la prevenzione che sia quando la malattia è già in atto. E insieme alla mia collega facciamo questo progetto. Io sono laureata in scienze motorie e mi occupo della parte motoria. La nostra associazione si chiama Associazione Memo proprio perché è memoria e movimento, quindi l'abbiamo messo insieme. Abbiamo visto che coniugando sia stimolazione motoria che stimolazione cognitiva, le autonomie della persona cara rimangono più a lungo possibile. Proprio per questo lavoriamo insieme. Quindi non è un lavoro separato, ma è un lavoro parallelo, sia stimolazione motoria insieme alla stimolazione cognitiva. Salve a tutti, io sono Irene Mosel e sono psicologa. Come diceva Elena, infatti io mi occupo della parte cognitiva e della parte psicologica delle persone con demenza e Alzheimer. Quello che è questo nuovo progetto che abbiamo fatto insieme al quartiere 3 all'Affratellamento è proprio un'esigenza che noi abbiamo sentito durante questo periodo di lockdown dovuto al Covid. Tutte le persone e le famiglie che abbiamo seguito in questi anni si sono trovate da sole con un caro in casa da sostenere e da stimolare. E tutti i giorni purtroppo assistevano ad un peggioramento delle sue abilità cognitive e motorie. Da parte nostra c'è stata immediatamente l'attivazione di una piccola rete di emergenza con i nostri strumenti e quindi inviando sostegno con delle chiamate, con dei messaggi e inviando esercizi che potessero essere utili durante la quotidianità delle famiglie, esercizi cognitivi ed esercizi motori. È stato interessante però poterci sentire con Anna e capire che era un'esigenza comune quella di mettere a disposizione le nostre competenze per tutte le famiglie e quindi che non fosse un progetto specifico rivolto a qualcuno, ma che potesse estendersi e rivolgersi a tante persone. E da qui nasce proprio questo progetto in cui attraverso dei video ognuno mette a disposizione delle competenze. Sono dei brevi video di circa 10 minuti, in modo da non appesantire chi ci ascolta o il caregiver, bensì di fornire delle piccole pillole, che siano pillole di formazione in qualche modo, di attenzione verso il caregiver, o che siano delle pillole concrete, molto pratiche, dove ci sono dei suggerimenti cognitivi, quindi delle piccole attività da poter fare in casa e degli esercizi motori con il quale la persona con demenza può essere stimolata. L'obiettivo di questo progetto è proprio quello di sostenere le famiglie, dare delle informazioni utili, delle informazioni necessarie, fondamentali per tutti, ma soprattutto in questo momento che abbiamo vissuto a causa del Covid, e di fornire proprio gli strumenti anche alle famiglie per poter creare una piccola palestra anche in casa, una palestra motoria e una palestra cognitiva, per stare accanto alle famiglie. Passo la parola al presidente per la parte conclusiva. Io devo ringraziare anche perché in maniera molto sintetica avete spiegato questo progetto e le vostre intenzioni. Io posso soltanto sottolineare, come diceva all'inizio Anna, dell'esigenza di formare una sorta di salute di comunità, che lo stigma della malattia mentale colpisce purtroppo non soltanto le persone affette da questo tipo di patologia, ma anche i familiari, che non soltanto si rinchiudono in se stessi, ma addirittura provano vergogna della propria condizione. Ecco, siccome i nostri familiari non sono figli di un Dio minore e non è che qualcuno possa avere la polizza di garanzia che a lui, a lei o a loro non succederà mai, io credo che alzare il grado di
cognizione, di consapevolezza sia un'opera estremamente utile. Per cui vi ringrazio, vi auguro di essere, come dire, brave come lo siete state stamani nell'illustrare il progetto, e cedo la parola per l'ultimo saluto alla vicepresidente del Quartiere 3, Marta Galanti. Grazie, grazie Presidente Mannelli. Anch'io ringrazio veramente l'Associazione MEMO, le dottoresse Armaroli, Mosele e la dottoressa Anna Finocchietti, che con la loro competenza ci consentono di fornire questo servizio ai cittadini. È un servizio appunto che permette di aumentare le competenze delle persone, e aumentando le competenze delle persone aumenterà anche la possibilità di ciascuno dei cittadini di amministrare al meglio la propria salute. Questo è il concetto fondamentale di promozione della salute. E veramente, come diceva anche il presidente Mannelli, si deve creare una nuova visione di comunità di queste malattie, perché per troppo tempo sono state, diciamo, tra virgolette, invisibili. Quindi grazie, grazie davvero da parte mia, e appunto vi saluto tutti. Sì, il punto di svolta è stato il 1978, con l'approvazione della legge Basaglia, legge fondamentale, che ha cambiato completamente il modo, i termini, il concetto stesso di salute mentale. Purtroppo questa tipologia di pazienti ha dovuto subire per secoli la segregazione, come se fosse qualcosa di cui vergognarsi e di nascondere sotto il tappeto. È completamente diverso, diversa la cognizione che dobbiamo avere, perché sono persone sofferenti, né più e né meno fossero degenti in un qualsiasi reparto di ospedale. Di nuovo grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie.